Il presidente nazionale di Green Accord, Alfonso Cauteruccio, in Sicilia, a Cefalù, in particolare la diocesi di Cefalù, per 3 giorni per parlare di ambiente, di biodiversità. Un bilancio di questi 3 giorni, presidente. Sono stati 3 giorni molto intensi. Abbiamo cominciato ad analizzare un po' la biodiversità e poi per passare ai giovani e al lavoro. Direi che sono state 3 mattinate molto interessanti, soprattutto quella sui giovani, perché i giovani è vero che sono il nostro futuro, ma sono anche il nostro presente e vanno coinvolti adesso, perché la crisi ecologica e climatica richiede l'apporto di tutti, anche dei giovani, dei più giovani ancora, quindi bisogna coinvolgerli subito e soprattutto fidarsi di loro e confidare anche nel loro aiuto. E noi adulti dobbiamo essere di supporto per fare in modo che siano sempre più responsabili e soprattutto attivi. Un appello da questo convegno, da questo forum, 14° forum dell'informazione cattolica. Io l'appello lo farei soprattutto ai giornalisti, per i quali noi svolgiamo attività di servizio, di formazione. Direi ai giornalisti di percorrere le strade dell'ambiente, perché sono strade che coinvolgono soprattutto la persona. L'ambiente è un tema soprattutto antropologico, quindi seguire con molta attenzione. L'ambiente è un tema complesso, quindi ha bisogno di formazione e soprattutto ha bisogno di grande passione.